Ciao ragazzi, oggi vi porto un nuovo video. Oggi in cucina, come ben vedete, c'è il fornello, c'è la pentola. Vi porto una ricetta di come faccio il sugo io di solito. Allora, qui abbiamo le carote e la cipolla tritata, io l'ho già tagliata per portarmi avanti. Poi qui abbiamo la carne trita, un dado, del vino bianco, poi si sceglie un rosso vino bianco, del sugo, semplice sugo fatto, io lo andrò a mischiare con un po' di polpa e un po' di olio. Io andrò a soffriggere mettendo un goccio di olio, andrò a soffriggere le carote con la cipolla, scusate, guardo se solo se non è acceso il gas. Ho sbagliato il fornello. Ok. La prima cosa, accendo il fuoco con un po' di olio, in olio possiamo anche ritirarlo. In questo caso aspettiamo che arrivi a temperatura e iniziamo a mettere le carote con la cipolla. Ok, una volta arrivati a temperatura io aggiungo cipolla. Andate a fare con calma, cipolle e carote insieme, prendo la pasta qui. Adesso faccio soffriggere ancora un po' le carote e la cipolla a fuoco lento, poi andrò a mettere il dado che poi io dividerò. Aspettiamo ancora un po' che soffrigga. Al momento io andrò a mettere il dado, così nel frattempo che la cipolla e le carote si fanno la che soffrigge, si scioglie anche il dado. Adesso vi faccio vedere, vedete? Questo è il soffritto, il dado si è sciolto, una volta che ha finito di soffriggere metterò la carne trita. Scusate, era per farvi vedere il soffritto.
Adesso vado ad aggiungere la carne cucinata. Non vi dico che profumino che c'è. Bene, adesso faccio un po' sciogliere la carne macinata. Andrò a mettere un po' di vino bianco per sfumare. Così nel frattempo si cucina. Che profumino, non mi sto a dire. Ecco, allora nel frattempo che si cucina ci vedremo tra poco. Eccoci qua, una volta raggiunto la consistenza che vogliamo, ad esempio vi faccio vedere questa. Scusate la qualità del telefono, però la qualità è questa. Scusate la qualità delle cose. Andremo ad aggiungere l'altro pochettino di vino che ci è rimasto. Continuiamo a farlo cuocere per circa mezz'oretta, finché non si asciuga il liquido che c'è, tipo che abbiamo messo il vino. Scusate. Ok, una volta raggiunto la consistenza che a me piace, ad esempio, aspettate, scusate, ad esempio questa, io vado ad aggiungere un po' di sugo pronto. Scusate, prendo solo un cucchiaio. Aggiunto il sugo già pronto, lo giro aggiungo un po' di salsa. Ok, aggiungo un po' d'acqua dentro al mio sugo già pronto, vado a scuoterlo, vedete, così non rimangono i residui. Questo adesso lascio cucinare per 2-3 orette e questo è il risultato finale. Poi vi farò vedere il piatto che vi ho fatto con la pasta.
e niente, al prossimo video ci vediamo e un bacione, grazie per tutti gli iscritti che ci sono. Ciao ragazzi, al prossimo video.